A Verona c'è un sacco di roba meravigliosa da vedere, ma non c'è niente da fare. Per il mondo intero, Verona è la città di Giulietta e Romeo. Siamo alla casa di Giulietta. Ogni giorno qui, dove secondo la tradizione abitava la famiglia Capuleti, fanno la fila migliaia di turisti. Toccare il seno della statua di Giulietta sembra che sia qualcosa che porta bene. Porta bene agli amanti, porta bene, insomma, comunque vuole dire, siamo stati qui, abbiamo visto Verona, abbiamo visto la casa di Giulietta. Allora anch'io. Troverò l'amore? Ma è storia o leggenda? Non importa, la casa qui è una bellissima casa, storica, originale, il balcone invece no, è un sarcofago che l'hanno appiccicato lì come scenografia. Il balcone! Eccolo! Il balcone è l'Oriente e Giulietta è il sole. Sorgi, Giulietta, sorgi. Che belle parole, ma chi le ha scritte? Quello che conta è che questa è probabilmente la prima telenovela del mondo, la soap opera più antica, il mito dell'amore contrastato è praticamente immortale. Risale alla letteratura greca, poi medioevale, con le novelle cinquecentesche di Matteo Bandello. Che racconta però in modo quasi ironico, un po' burlesco, insomma, delle vicende di questi amanti. E non si arriva mai alla tragedia. E non c'è un Mercuzio, non c'è il dramma. Poi arriva Shakespeare e ha reso immortale questo mito e l'ha collocato a Verona. Quindi ormai, storico, mitologico, non importa. Verona è la città dell'amore.